Wow, ragazzi, e bentornati. Oggi, sabato 11 luglio 2020, sono stati introdotti i Lama Art Deco. Attenzione però che non sono stati sostituiti i lama da paura, è stata semplicemente data la possibilità di acquistare 5 lama Art Deco al prezzo di 300 V-Bucks ognuno, secondo me in accesso anticipato, o meglio, mi spiego meglio. Voglio sperare che non tutti i set da qui in poi siano sotto pagamento, sebbene comunque V-Bucks possiamo farmarli su Salva al Mondo, diciamo che questa strategia non mi piace particolarmente. Ma non sono solamente io a dirlo, sono moltissime le persone che si lamentano sul Reddit. Comunque, oggi sprecherò tutti i miei V-Bucks per voi, andremo a vedere cosa riesco a trovare da questi lama Art Deco e poi sicuramente vedremo anche qualche arma nel dettaglio nei prossimi video. Oltre ai 5 lama disponibili contenenti gli eroi e le armi Art Deco, oggi è disponibile nel negozio evento su Salva il Mondo Izza Preistorica, quell'eroe che aumenta la corazza quando il vostro scudo si esaurisce, davvero utilissima per esempio con una build tipo Ritorno di Fiamma. Le novità comunque per oggi non terminano qui, infatti scortando Crackshot nella meta in marcia avrete la possibilità di ottenere lo shot staccato. Cosa significa porta Crackshot alla stazione radio in una missione mettiti in marcia riuscita? Semplicemente dovrete affrontare una missione mettiti in marcia e completarla tutta. Vi verrà dato gratuitamente il progetto dello shot staccato. Vi ricordo inoltre che ho già fatto il video singolo sullo shot staccato l'anno scorso, abbiamo fatto il ripasso di tutto il set delle armi musicali con il video dell'altro giorno, mentre per la mettiti in marcia abbiamo fatto il video ieri. Allora raga, durante il lama opening di questo video abbiamo trovato un paio di armi nuove, lo spaccazzolle per esempio, che è l'arma esplosiva di questo set. Vediamola un po', analizziamola. Da quello che ho notato, le ultime perk di queste armi sono del tutto differenti da tutte quelle che abbiamo visto finora. Hanno effetti elementali, diciamo, quindi vanno abbinate proprio ad un elemento. Ovviamente non per forza, ma per massimizzare l'effetto di un'arma e per massimizzare comunque anche la sua ultima perk, in questo caso è assolutamente consigliabile. I colpi d'arma infliggono il 44% di danni bonus contro i nemici elementali del fuoco. Tutti voi sapete che contro i nemici elementali del fuoco, ovviamente è meglio utilizzare armi ad acqua, in quanto infliggeranno danni in più, e oltre comunque ai danni in più, dati comunque dalla forza della natura in quanto l'acqua è molto più forte del fuoco, possiamo contare sui danni dell'ultima perk che anch'essa va a boostare i danni contro i nemici di tipo fuoco. Mentre sono curioso di vedere il puli pavimenti con che ultima perk si trova, ecco in questo caso il mio R è capitato potenziato contro i nemici di tipo natura. Poi ragazzi, ovviamente andremo a vedere singolarmente ognuna di queste armi, andremo a vedere i loro dettagli, anche perché ho visto che comunque è possibile fare dei percaggi abbastanza differenti dalle altre armi. Per quanto riguarda invece gli eroi, sono 4 in totale, per ora ne abbiamo trovati 2, allora andiamo a vedere quelli che abbiamo trovato. Abbiamo trovato, vabbè, la variante comunque epica che comunque evolverò a leggendaria. La cadenza di tiro di Rosy è aumentata del 15%, la generazione calore ridotta del 35%. La cadenza di tiro di Rosy è aumentata del 15%, la generazione del calore è ridotta del 35%. Ogni 12 colpi che infliggono danni congela tutti i nemici entro 0,5 unità del bersaglio per 3 secondi. Wow, questa perk mi sembra veramente interessante, ma proseguiamo. Abbiamo la Detective, aumenta i danni delle tue abilità frammento del 30%, aumenta i danni delle tue abilità frammento del 30%, inoltre dal 33% di probabilità di non consumare frammenti di carica. Mi sembra ottima per una build con appunto i frammenti. Invece gli altri due eroi che non abbiamo trovato, le eliminazioni durante Destro e Mancino estendono la loro durata di un secondo fino a un massimo di 10 eliminazioni. Come comandante invece, sempre fino a un massimo di 10 eliminazioni, per ogni kill aumenta la durata di 2 secondi. E finalmente abbiamo la perk che aumenta la durata di Destro e Mancino, ragazzi. È definitivo. E
poi abbiamo il Venturion. Calcio rotante genera 3 proiettili che perforano i nemici infliggendo 25 danni, mentre come comandante calcio rotante genera 5 proiettili che perforano i bersagli infliggendo 62 danni. E ragazzi, questo dovrebbe essere tutto per oggi. Il mio ultimo Lama Art Deco, come vedete, purtroppo non riesco a permettermelo, raga. Mi farebbe scegliere comunque tra il pompa leggendario oppure comunque l'attrezzo. Attrezzo, falce, adesso non mi ricordo bene cosa sia. Comunque, vedrò di shopparmi anche quest'ultimo lama per prendermi questo progetto. Non voglio motivarvi a comprare questi lama, raga. Adesso non so dirvi se usciranno con i biglietti, se li convertiranno. Non so dirvi se i biglietti valgono, varranno, non varranno, eccetera, eccetera. Purtroppo la Epic, essendo molto silenziosa ultimamente, per me viene difficile anche consigliarvi cosa poter fare. Anche perché stanno un po' cambiando le carte in tavola per quanto riguarda comunque l'organizzazione di Salva al Mondo. Quindi il mio consiglio qual è? Ovviamente io vi consiglio sempre comunque di non spendere soldi su un gioco. È vero che su Salva al Mondo comunque abbiamo la possibilità di farmare V-Bucks gratuitamente, quindi se avete la possibilità di spendere quelli che avete farmato finora, ben venga. Ma sinceramente, se personalmente avessi comunque dovuto shoppare per potermi permettere questi lama, non so quanto lo avrei fatto. Anche per semplicemente mandare un messaggio alla Epic, in quanto comunque questa non mi sembra un'ottima idea. Introdurre armi sotto pagamento non mi sembra assolutamente un'ottima idea. Ma questo poi lo vedremo nel futuro, ragazzi. È probabile che magari escano e siamo qua a lamentarci per nulla. Io per oggi non posso fare altro che ringraziarvi di aver guardato questo video. Sapete cosa, raga? Mi raccomando, attivate la campanella e cliccate il tasto iscriviti, perché presto vedremo tutte queste armi singolarmente. Io vi ringrazio della visione. Mi raccomando, fatemi sapere con un commento voi cosa ne pensate di questa introduzione sotto pagamento. Ci tengo molto comunque anche a sapere la vostra. Avete comprato qualche lama? Non l'avete comprato? Per oggi è tutto. Noi ci vediamo con il prossimo episodio.